Oggi noi presentiamo la consulta di Forza Italia, che è uno strumento previsto dal nostro statuto che deve vedere coinvolti personaggi, donne e uomini, anche esterni, soprattutto esterni al nostro movimento politico, per darci idee, per darci proposte. E io lo dirò poi in conferenza stampa oggi pomeriggio. Ho chiesto a Letizia Moratti di guidare la consulta del segretario nazionale, perché la considero donna di grande esperienza, è stato ministro, sindaco di Milano, presidente della RAI, in grado, vi diremo anche qualche nome importante che è aderito alla consulta, che è anche uno strumento flessibile, che ripeto non devono essere militanti di partito, a me servono persone che stimolino il dibattito, e in vista anche del congresso nazionale chiederò alla consulta di offrirci spunti di discussione nei congressi provinciali per arrivare ad avere un congresso nazionale il 23 e 24 di febbraio che possa essere ricco di idee. Qua non si tratta di fare la conta delle tessere, per fortuna ne abbiamo fatte tante, mi dicono addirittura dell'organizzazione del tesseramento che abbiamo abbondantemente superato i 100.000 iscritti, siamo quasi a 110.000, quindi vuol dire che c'è grande interesse nei nostri confronti, ma non sono soltanto le tessere devono anche essere motivate da idee e da proposte. Questa è la ragione della consulta. Per quanto riguarda i consiglieri regionali, quelli che vorranno aderire saranno benvenuti nelle file di Forza Italia, chi non vorrà intervenire è la sua libera scelta. Non sono certamente, siamo un partito liberale, figuriamo se obblighiamo qualcuno a aderire. Ho detto fino adesso che una donna non deve essere obbligata con la forza a vivere con un uomo, quindi anche in politica vale questa regola. Bisogna convincere le persone e farle aderire ad un progetto politico, non è una caserma, un partito politico.